Dunque, mille grazie a Presidente Costantini e a tutta la CNA per questa iniziativa. Mi scuso perché vi ho fatta molto, molto, ho fatto molta confusione sugli orari, l'ho spostato un sacco di volte, però vi confesso che io poi non amo le cose fatte da remoto e quindi ci tenevo a esserci fisicamente. Mi scuso se per questo diciamo, sono stata un po' disorganizzata e mi scuso anche se non riuscirò a passare con voi tutto il tempo che avrei voluto passare con voi, anche perché i temi da discutere sarebbero infiniti, a partire dalle questioni che ho sentito citare in questo intervento introduttivo dal Presidente, dalle tante altre che abbiamo discusso nelle diverse volte nelle quali ci siamo incontrati. Io mi considero un'amica, diciamo così, della CNA, mi considero un'amica della piccola e media impresa italiana, mi considero presidente di un partito fieramente produttivista. E sono stata molto contenta di leggere nel documento che mi avete mandato che moltissime delle cose che ci sono scritte sono assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, in alcuni casi addirittura quasi sovrapponibili con il programma di Fratelli d'Italia. Sono stata contenta perché significa che questo lavoro che abbiamo fatto di confronto, di ascolto, è servito a qualcosa. Io parto sempre dal presupposto che la politica non debba avere la presunzione di avere la risposta migliore per qualsiasi problema, debba avere piuttosto l'umiltà di ascoltare e di selezionare e debba avere la capacità e la serietà di prendere degli impegni, di mantenere quegli impegni e piuttosto di non mantenere degli impegni, di dire di no a monte. Perché il tema che noi, diciamo, dal quale dobbiamo ripartire, secondo me, e partire, così, diciamo, parto dalla chiusura, no? Le imprese che hanno bisogno di tornare a credere, di tornare ad avere delle certezze, di tornare, io dico di più, a fidarsi delle istituzioni. Perché obiettivamente noi usciamo da una legislatura nella quale ci è stato detto che la povertà si aboliva con un decreto, che i posti di lavoro si facevano con un decreto, che la crescita si faceva con un decreto. E questo chi conosce la realtà economica sa che non è vero. La realtà è che la crescita la fanno le imprese con i loro lavoratori e quello che compete allo Stato, secondo me, dovrebbe essere rompere le scatole meno possibile, cioè non disturbare chi vuole fare. Fare il più possibile per essere alleato e non un problema per chi vuole produrre e costruire ricchezza. Non è la realtà che abbiamo visto in questi anni. La realtà che noi abbiamo visto in questi anni è che, mentre in altri sistemi, anche molto vicini rispetto al nostro, tu hai delle istituzioni e uno Stato che sono alleati e che fanno sistema con le loro imprese, qui da noi, lo sapete meglio di me, non lo devo ripetere io, sembra un po' quei giochi del computer in cui no, in ogni. Come si dice, in ogni livello c'è un mostro più grande che devi superare, il primo è lo Stato italiano. Cioè, per andare al secondo livello, tentare di aggredire un mercato straniero, intanto devi superare il problema di avere a che fare con lo Stato italiano. Quindi noi dobbiamo, secondo me, partire da un fatto di mentalità. Vi siete chiesti perché l'Italia è l'unica nazione al mondo nella quale c'è il detto fatta la legge e trovato l'inganno? Noi non consideriamo lo Stato una nostra azienda di famiglia, consideriamo le istituzioni una cosa che non ci appartiene, qualcosa di distante da noi. Perché? Perché lo Stato dà l'impressione e le istituzioni danno l'impressione di essere le prime a non mantenere gli impegni, a in qualche maniera trattarti non come un cittadino ma come un suddito, non come un alleato ma come un padrone. E io credo che vada completamente ricostruito questo rapporto, perché guardate, si possono fare le leggi migliori del mondo, ma se la mentalità è aggiriamola. Perché la gente non ci crede più. Le leggi non servono a niente, perché c'è sempre uno più intelligente di te che riesce ad aggirarla. Ok? Quindi io penso che noi si debba provare a ricostruire questo rapporto, cioè un rapporto nel quale le famiglie, le imprese, i cittadini, lo Stato, le istituzioni lavorano tutti nella stessa dimensione. Per fare questo si deve partire dalla politica, dalla serietà delle istituzioni, dalla serietà delle risposte che offre, dagli impegni che si prende, da come mantiene quegli impegni. E ovviamente a cascata dalla politica in poi, perché io sono una, diciamo, fissata con un sistema semipresidenziale o presidenziale, con una riforma costituzionale, perché una delle cose che economicamente noi abbiamo pagato di più in questi anni è stata l'instabilità dei governi. E perché ovviamente nel nostro attuale, come abbiamo visto negli ultimi anni, sistema parlamentare accadeva molto spesso, perdonatemi la parentesi che chiudo subito, che bene o male si facesse la campagna elettorale dicendo delle cose e prendendosi degli impegni e poi a livello parlamentare si facessero governi completamente diversi che quindi non avevano più, avevano la scusa per non mantenere quell'impegno, ma la base della democrazia è che ti prendi degli impegni e cerchi di mantenerli. Chiusa parentesi, quindi parte dalla politica che deve essere più vincolata a quello che i cittadini scelgono e che deve essere più stabile, passa attraverso diciamo, la macchina dello Stato,
attraverso il tema della burocrazia. Sono stata molto contenta di leggere, Dario, che nelle vostre proposte parlavate molto di legalità. Perché questo è un tema che si affronta poco dal punto di vista economico. Quando arrivò il PNRR, noi chiedemmo di inserire una serie di capitoli che secondo noi mancavano e che erano volano strutturale per lo sviluppo economico di questa nazione. Uno era proprio il tema della legalità. Ora, chiaramente, legalità significa tante cose, significa intanto che lo Stato non deve indietreggiare, significa mezzi e risorse, perché la situazione nella quale versano le nostre forze dell'ordine non è facilissima, ma significa anche certezza del diritto, certezza della pena. Significa avere, adesso non voglio aprire il tema della riforma della magistratura, ma insomma processi che si svolgano in tempi certi, in tempi rapidi, perché anche questo non devo dire a voi quanto abbia allontanato gli investimenti in questa nazione. Significa che bisogna farla finita, secondo me, con uno Stato che aveva il problema del sovraffollamento carcerario e risolveva il problema del sovraffollamento carcerario invece che costruendo nuove carceri, togliendo i reati, perché questo è quello che noi abbiamo fatto. E chiaramente questo comporta un sistema nel quale non c'è certezza di diritto e non c'è certezza della pena. Lo dico perché io mi considero una garantista, come dicevo ieri nel confronto con Enrico Letta, mi considero una garantista in fase di celebrazione del processo e una giustizialista in fase di esecuzione della pena. Secondo me devi avere tutte le massime garanzie di velocità, ovviamente di diritti, e poi però quando vieni condannato, secondo me è bene che lo Stato non cominci dal giorno dopo con gli sconti di pena, con le pene alternative, perché anche questo, diciamo, ha reso più facile l'idea di uno Stato forte con i deboli e debole con i forti, che non ci ha aiutato nel dilagare dei fenomeni di illegalità e di corruzione. E quando parliamo di corruzione, che pure è un tema che in Italia è presente, noi non possiamo non partire dal tema dello snellimento della burocrazia. Anche qui bisogna essere abbastanza chiari. È ovvio che maggiori sono gli adempimenti, maggiori sono i passaggi, maggiore è la discrezionalità, maggiore sarà la possibilità che c'è di nascondere eventuali atteggiamenti illeciti. Più tu semplifichi, più rendi, diciamo, il processo trasparente, e meno sarà facile nascondere eventuali comportamenti illeciti. Quindi il tema, secondo me, dello snellimento della burocrazia e delle procedure è un tema fondamentale, ma credo che vada fatto in modo strutturale. Noi veniamo da anni in cui abbiamo fatto una serie infinita di decreti di semplificazione, la montagna burocratica è sempre quella, quindi credo che la questione vada affrontata su un piano strutturale. Credo che da questo punto di vista i fondi del PNRR, la digitalizzazione possano aiutare molto, e forse uno dei capitoli che noi dobbiamo considerare più importanti, e tra l'altro uno dei più finanziati all'interno del PNRR. Per cui dicevo, sicuramente il tema di una giustizia che sia all'altezza, di una burocrazia che sia all'altezza, di un rapporto col fisco che sia completamente diverso. E anche qui, voglio dire, le cose da dire sono moltissime. Allora, intanto io, come voi sapete, con Fratelli d'Italia combatto da tempo contro le leggi speciali in ambito tributario. Dall'inversione dell'onere della prova in poi, credo che questo Stato, che di fatto ha pensato, invece di fare lotta all'evasione fiscale, di fare caccia al gettito, perché questo è stato negli ultimi anni, non abbia aiutato. La domanda a monte: quando tu quoti i proventi della lotta all'evasione fiscale nella legge di bilancio a inizio anno, è già curioso, no? Come fai a sapere quanti saranno i proventi della lotta? Lo saprai a consuntivo, perché altrimenti, se tu pretendi di quotarli a inizio anno, è ovvio che poi quei soldi, poiché li hai usati per coprire altri provvedimenti, li devi trovare. E noi sappiamo che, insomma, delle volte lo Stato italiano fa delle cose un po' curiose, no? Compreso il fatto che i funzionari, poi si dice di no, ma di fatto è così, i funzionari abbiano dei premi in base alle contestazioni e non in base al riscosso, che è un'altra cosa che secondo me andrebbe modificata. Però al di là di questo, ci vuole, secondo me, diciamo, anche qui un rapporto in cui nel fisco il cittadino e lo Stato hanno una pari dignità. Ci vuole certezza, e qui sul tema del superbonus ti seguo, nel senso che superbonus era una misura che nasceva ovviamente con un obiettivo molto nobile, no? Che era quello di
migliorare, efficientare il nostro patrimonio edilizio andando incontro al tema della transizione ecologica. Dopodiché, ovviamente, la norma, come spesso accade in Italia, è stata scritta male e applicata peggio. Questo ha prodotto una serie di problemi, le truffe, ma sicuramente diciamo, una copertura monstro per lo Stato molto importante. E quando lo Stato se n'è reso conto, ha preso e ha gettato il bambino con l'acqua sporca, come fa sempre, ha preso e ha lasciato, approfittando del fatto che c'erano state anche delle truffe, ha preso e ha lasciato diciamo, in ginocchio una serie di aziende che invece, rispettando le norme dello Stato, seguendo le indicazioni dello Stato, avevano fatto il loro lavoro e si sono ritrovate con un credito che non potevano più cedere con dei lavori che erano stati fatti. Allora, io credo che uno Stato serio non faccia una cosa del genere, è la ragione per la quale penso che noi dovremmo rivedere sicuramente la misura del superbonus, ma riordinando complessivamente l'intero sistema delle agevolazioni edilizie, credo che vada anche riformata l'entità, uniformata, chiedo scusa, l'entità. Credo che in ogni caso l'entità non dovrebbe superare l'80% perché altrimenti si producono una serie di squilibri che abbiamo visto bene nel superbonus. Credo che per esempio dovremmo ragionare di dare la priorità alla prima casa in queste agevolazioni. Credo che bisogna anche qui semplificare, ovviamente garantendo controlli adeguati, ma credo soprattutto che bisogna, tra virgolette, salvare gli esodati del superbonus, cioè come dicevamo, tutte quelle aziende che si sono ritrovate fidandosi di norme che lo Stato aveva messo nero su bianco, perché io credo che sia un fatto proprio di credibilità delle istituzioni. Hai sbagliato a scrivere la norma, hai sbagliato a scrivere la norma, non lo scarichi su di me, molto facile. Quindi questo si fa, secondo me, accompagnando alla scadenza l'attuale formulazione del 110, secondo ovviamente il principio del legittimo affidamento, quindi nessuna modifica normativa per chi ha già iniziato i lavori. Questo credo che sia un modo serio dello Stato di comportarsi. Dopodiché c'è tutto il tema di come intervenire sul fisco, sulle tasse, sull'abbassamento delle tasse. Qui ci sono varie cose da fare. Intanto, noi abbiamo proposto un patto fiscale che abbiamo chiamato tregua fiscale, cioè oltre allo stralcio integrale delle cartelle che sono fino a 1.000 euro molto vecchie, oltre al saldo e stralcio dei debiti fino ai 3.000 euro, non superiori ai 3.000 euro, noi senza fare condoni vogliamo garantire a chi intende regolarizzare la sua posizione di poterlo fare pagando il dovuto, senza interessi, senza sanzioni spropositate, rateizzando il più possibile, io penso anche fino a 10 anni, se si riesce, perché anche questo è un modo per consentire a tante persone che si sono trovate in difficoltà in un momento nel quale le difficoltà non sono mancate, di regolarizzare la loro posizione quando sono in condizione di farlo e anche qui ricostruire un rapporto sereno nel quale lo Stato cerca di venirti incontro senza però favorire chi invece magari ha violato le regole, perché il dovuto è giusto pagarlo. Dopodiché c'è tutto il tema della flat tax incrementale. Voi sapete che la proposta dei Fratelli d'Italia, anche per capire no, come impatta una flat tax, che anche altri nel centrodestra propongono in maniera più dall'inizio più significativa, ma io credo che bisogna fare un po' attenzione per la situazione delle casse dello Stato in questo momento, perché non siamo in una situazione facilissima, per cui la proposta dei Fratelli d'Italia è una tassa piatta al 15% su tutto quello che dichiari in più rispetto all'anno precedente. E qui so che insomma ci possono essere molte convergenze. Credo che sia un modo per far emergere ovviamente il sommerso. Credo che sia un segnale che lo Stato dà per dire: guarda, fai di più, produci di più, tutto quello che tu farai in più, il grosso è tuo. Quindi è un incentivo in un momento di difficoltà a dire: guarda, se tu corri in un momento di difficoltà, vedrai il risultato del lavoro che stai facendo, perché noi abbiamo anche bisogno di questo, di un po' di energia, di un po' di speranza, di un po' di incentivo e di passione che le imprese continuano a metterci, ma sempre no, un po' bastonate e massacrate, e delle volte uno poi perde un po' la voglia di continuare a lavorare. Estensione della flat tax, come sapete, è previsto nel programma di centrodestra per autonomi e partite IVA, attualmente prevista fino a 65.000 euro, fino ai 100.000, per evitare che la misura possa diventare, diciamo così, una forma di incentivo al nanismo per imprese che magari vogliono crescere e fare di più. Anche qui, dopodiché,
C'è tutto il tema dei salari e, come voi sapete, io sono stata tra quelli che si sono permessi di dire che tutta la materia del cosiddetto salario minimo rischia di essere uno specchietto per le allodole. Non devo spiegarlo a voi, anche qui, però, insomma, chi conosce il mercato del lavoro italiano sa che la stragrande maggioranza di chi ha un contratto dipendente è coperto da un contratto collettivo nazionale, che i contratti collettivi tendenzialmente hanno già un salario minimo, che le storture si possono combattere allargando la contrattazione di primo e di secondo livello, che secondo me è la cosa che va fatta, ma che la ragione per la quale i salari in Italia sono così alti è che la tassazione è al 46,5%. E quindi se noi non ci poniamo come obiettivo quello, chiedo scusa, ho detto ho sbagliato? No. Ah, salariale. Ah, sì, salariale. No, ho detto. Ah, ok. Ah, scusate. No, che ci sono le tasse troppo alte. No, sì, avete fatto bene a correggermi, perché qui purtroppo ogni tanto la testa parte. No, bravissimi, infatti. Ora lo facevo apposta per vedere se mi stavate ascoltando. Dicevo, tassazione al 46,5% e con tutto quello che comporta. Ora, io mi do come obiettivo di legislatura, noi ci diamo come obiettivo di legislatura quello di arrivare a un taglio del cuneo fiscale del 5% sui contratti fino a 35.000 euro, due terzi lato lavoratore e un terzo lato azienda. È una misura che, come voi sapete, costa 16 miliardi di euro. È una misura che avevamo proposto quando Mario Draghi e il suo governo avevano 8 miliardi da spendere in tema di riduzione fiscale. Noi chiedemmo, come Fratelli d'Italia presentammo la proposta, che invece di spalmarli sull'IRPEF, dove inevitabilmente l'impatto sarebbe stato assolutamente minimale, concentrare le risorse sul cuneo fiscale. Se fosse fatto, noi saremmo a metà dell'opera rispetto all'obiettivo che ci diamo. Le risorse andranno ovviamente trovate, per questo dico, secondo me è un obiettivo di legislatura, però penso che si possa iniziare subito con un investimento che è, dal mio punto di vista, sostenibile per lo Stato. Già, per esempio, immaginando una tassa piatta anche qui al 5% sugli straordinari, i premi di produzione e anche diciamo, sì, sull'allargamento del fringe benefit fino, secondo me, a 2.000 euro. Perché voglio dire, quando tu hai dei dipendenti, hanno lavorato bene, vuoi dare un segnale che anche lì lo Stato debba venire a mettere i bastoni tra le ruote, mi pare francamente eccessivo. Questo penso che, insomma, sto studiando tutte le coperture possibili e immaginabili, ma è una cosa, un segnale che si potrebbe dare già da subito. Dopodiché, voi sapete anche che tra le proposte storiche di Fratelli d'Italia c'è un sistema di tassazione per le aziende che dice più assumi, meno paghi. Qual è il ragionamento? Noi siamo abituati a un'economia nella quale quando aumenta la produzione automaticamente aumenta l'occupazione. Oggi sappiamo che non è più così. La globalizzazione, la meccanizzazione dei processi, le delocalizzazioni, non sempre quando aumenta la produzione aumenta anche l'occupazione. L'occupazione, secondo me, va incentivata. Noi andiamo verso un mondo nel quale ci sono aziende multinazionali che guadagnano, che hanno fatturati superiori al PIL di intere nazioni e in rapporto a quel fatturato hanno pochissimi dipendenti e questo concentra la ricchezza ovviamente verso l'alto. E invece in un sistema come il nostro, che è un sistema fatto di piccola e media impresa, che è un sistema manifatturiero, io credo che l'incentivo all'occupazione possa essere utile. Quindi la proposta dei Fratelli d'Italia sul medio periodo, anche qui, è più assumi, meno paghi, cioè una tassazione che tenga conto di quanto è alta la tua manodopera in rapporto al fatturato. Cioè a parità di settore, più è alta la quantità di dipendenti in rapporto al fatturato, meno tasse devi allo Stato, cioè deve convenire assumere. Anche questo è, diciamo, un obiettivo di medio periodo, però io penso anche qui che si possa immaginare immediatamente una super deduzione del costo del lavoro per la nuova occupazione, quindi per ogni nuovo contratto superiore al picco, diciamo, massimo dei 3 anni precedenti del 120%, che arriva fino al 150% se assumi un lavoratore fragile. Per lavoratore fragile intendo sia chi è stato inoccupato per più di un anno, neomamme, ovviamente disabili, over 55. Questa è una misura che anche qui secondo me può essere immaginata da subito, perché come tutte le cose che si fanno in più, ovviamente la copertura richiesta, poi la Ragioneria Generale dello Stato, anche qui creerà, diciamo, farà i suoi appunti, però insomma non sono misure che hanno bisogno di enormi coperture. Ovviamente se noi, e sono perfettamente d'accordo, lavoriamo
sul tema della tassazione e l'incentivo al lavoro non possiamo non partire dal tema della formazione e del rapporto e del dialogo tra domanda e offerta di lavoro. Guardate, fermo restando che va fatto un lavoro, secondo me, molto importante a livello di formazione scolastica e universitaria, sia per quello che riguarda tutta la formazione tecnica, ma anche un'operazione culturale, sono molto d'accordo con quello che ho sentito. Intanto sono molto d'accordo quando tu hai detto che purtroppo sta passando una mentalità nella quale ovviamente tu studi, hai fatto i tuoi studi, poi esci dall'università o dal liceo e immediatamente ti aspetti di trovare un posto di lavoro che sia adeguato al massimo della formazione che hai fatto. Purtroppo non è sempre così, non è stato così per tanti. E il messaggio che secondo me è stato dato con alcuni provvedimenti, metti reddito di cittadinanza, era un messaggio culturalmente devastante. Perché il principio era se tu non trovi una cosa che consideri adeguata, piuttosto che lavorare, stattene a casa che non mi serve a niente. Invece se c'è una cosa che io ho imparato nella vita, sono stata anche abbastanza derisa per questo, perché facevo la cameriera da ragazzo, come tutti noi ho fatto un po' di gavetta, insomma, mi mantengo da sola quando avevo 18 anni, e io so che il lavoro, qualsiasi forma di lavoro, indipendentemente, anche io uscivo dal liceo col massimo dei voti, volevo fare l'interprete, dopodiché a me ha insegnato tantissimo fare qualsiasi lavoro abbia fatto in vita mia, mi ha insegnato qualcosa e mi ha fatto percepire la dignità di quello che stavo facendo. Delle volte mi ha insegnato di più fare la cameriera che stare qualche giorno in Parlamento, vi confesso. Capisci, no? La vita delle persone. E credo che questo sia un messaggio che in qualche maniera dobbiamo trovare il modo di far passare. Secondo me anche, poi arrivo sul tema del reddito di cittadinanza, ma è vero che oggi noi abbiamo un enorme skill mismatch, cioè competenze richieste che non vengono trovate e un sacco di gente che cerca lavoro e non ha le competenze per quel lavoro. Il bello è che sulla carta noi abbiamo tutti gli strumenti. Voglio dire, perché i percettori di reddito di cittadinanza non hanno trovato lavoro? Dice perché non funzionano i centri per l'impiego fino a un certo punto, perché voi sapete meglio di me che dall'abolizione della legge Biagi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è più, diciamo, un monopolio dei centri per l'impiego, ci sono un sacco di strutture private che lo fanno e il lavoro spesso non si trova lo stesso, perché manca la competenza. Allora noi abbiamo i centri per l'impiego, che dovevamo riformare i centri per l'impiego, non è stato riformato assolutamente niente. Dopodiché abbiamo sulla carta le risorse per fare questa formazione. Non solo il PNRR adesso ne stanzia 7 miliardi, se non vado errata, ma c'è il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è un fondo che serve solamente a formare, poi adesso ti parlo un attimo di scuola e università, che serve solamente a formare le persone ai fini della rioccupazione e prevede che mentre queste persone svolgono le loro attività di formazione possano avere anche un rimborso spese. Okay? Quindi noi abbiamo dato il reddito di cittadinanza ai ragazzi per stare a casa, pagato con i soldi dello Stato italiano, quando avevamo un fondo europeo, pagato, che poi insomma soldi europei, diciamo anche soldi nostri, ma pagato dall'Unione Europea, che avrebbe formato quei ragazzi e che avrebbe fatto trovare loro un posto di lavoro. Cioè il meccanismo che io immagino qual è? Io sono disoccupato, vado al centro per l'impiego. Il centro per l'impiego mi dice dov'è che viene richiesta manodopera e chi mi forma per quella manodopera. Mi faccio formare con un rimborso spese, trovo un posto di lavoro. Sarebbe molto più dignitoso di quello che abbiamo fatto noi con il reddito di cittadinanza, che come vi ho detto, secondo me, e come ho detto mille volte, sono stata molto redarguita per questo, va abolito perché è una misura sbagliata culturalmente. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo perché finisce per colpire il più debole. Uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare e questo ovviamente intendiamo garantirlo anche noi perché nessuno verrà lasciato indietro, ma per chi è in condizioni, chi è, diciamo, abile al lavoro, la sfida è metterlo al lavoro e dargli la possibilità di non dipendere dalla politica, ma di dipendere da quello che riesce a dimostrare. Dopodiché, dicevo, molto va lavorato su scuole e università, non solo sulla riforma anche dei tecnici. Io immagino, parlando di made in, anche qualcosa in più, perché guardate, provo a fare con voi questo ragionamento. Noi abbiamo tutto il tema del marchio. Sul marchio, Dario lo sa, io insomma sono abbastanza fissata, ma non è che sono fissata perché sono così, perché ho il pallino, sono fissata perché penso che nel tempo della globalizzazione devi decidere qual è la tua strategia. E penso che la strategia italiana, quando ti dicono che il marchio, che il Made in Italy è il primo marchio nazionale per riconoscibilità al mondo, terzo marchio in assoluto, vuol dire che tutti vogliono comprare prodotti italiani. Il fatto che lo Stato italiano abbia risposto svendendo marchi italiani, io lo considero assolutamente totalmente folle. Cioè è uno dei nostri grandi filoni di sviluppo
all'interno dell'attuale sistema. Ora, ovviamente questo vuol dire difendere il marchio, questo vuol dire diciamo che non puoi stare lì esattamente a farti comprare, no, i marchi principali che hai e poi lamentarti perché chiudono i siti produttivi. No, perché i siti, guarda, la Scurti sta a fare il giro della sala perché me ne devo andare. Sto a metà relazione, Scurti. Lei sta facendo il giro della sala, l'ho vista, cercando di segnalarmi che sto facendo tardi. Ancora 5 minuti in cui dovrei dire un miliardo di cose. Però anche lì. Va bene i tecnici, ma noi abbiamo un problema culturale. Problema culturale, mi sono persa, quindi diciamo la prendo da un'altra angolazione. Il problema culturale è che a tantissimi ragazzi, noi abbiamo detto che se tu facevi il liceo eri bravo, avresti avuto un futuro, invece se tu avessi fatto un istituto tecnico, bene o male saresti stato un po' un cittadino di serie B. Qui va fatta anche un'operazione culturale, la ragione per la quale io immagino un liceo del Made in Italy, cioè noi il tema del marchio dobbiamo far capire ai nostri giovani che sul tema del marchio la formazione è di altissimo livello. È un'operazione culturale che può riuscire. Guardate MasterChef, ma vi dico una cosa proprio banale, che può sembrare stupida. Se voi 10 anni fa aveste detto a un giovane vai a fare il cuoco, vi avrebbe riso in faccia. O magari avrebbe detto ma no. Adesso c'è stato MasterChef e tutti vogliono fare lo chef, che è uno dei grandi filoni, per carità, del nostro made in. È un'operazione culturale, si può fare su mille cose. Dopodiché mi sono completamente persa della formazione, ve l'ho detto. E che altro vi volevo dire? Ovviamente bisogna investire sul capitale tecnologico, cioè, su questo voglio essere chiara, non è che investire sul capitale umano, diciamo, va in controtendenza rispetto al tema del capitale tecnologico. Le due cose devono camminare insieme. Noi siamo per una riduzione dell'IRES fino al 14% per applicabile ovviamente alla quota di utili che vengono destinati agli investimenti aziendali. C'è tutto il tema che mi piacerebbe affrontare con voi ma devo arrivare alle bollette, all'energia e alla guerra velocemente. Della pari dignità tra lavoratori, voi sapete che Fratelli d'Italia si è molto occupato in questi anni di cercare di creare diciamo una uguaglianza sostanziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, una delle grandi assenti del nostro sistema economico, lo abbiamo visto benissimo durante la pandemia, quando nacque l'ISCRO, che era una misura molto più debole della nostra proposta, ma nacque perché c'era stata una battaglia di Fratelli d'Italia per creare un sistema di tutele che fosse minimamente paragonabile a quello che avevano gli altri. Oggi l'ISCRO, secondo me, va ampliata, potenziata e gli va fatto anche il tagliando per capire se non sia troppo onerosa e magari immaginare anche aliquote aggiuntive diverse per chi poi non riceve delle prestazioni. Sto andando velocissima, ma provo a dire un po' tutto. Il mio obiettivo è immaginare un sistema di ammortizzatori sociali che sia simile alla NASPI, calcolato nella stessa maniera della NASPI. Prendi il fatturato dell'anno precedente, lo divisi su base mensile, 75% con gli stessi limiti, massimo 1.250 euro, quello che prevede la NASPI. Questa è una misura che chiaramente può avere un costo, ma è anche una misura alla quale si può ragionare di accedere volontariamente con un minimo di contribuzione aggiuntiva. Dopodiché, questo è quello che riguarda le cose principali che penso possano interessarvi. Poi c'è lo scenario che è molto molto complesso. Io avrei voluto fare, diciamo, un ragionamento più complesso se avessi avuto il tempo. Credo che dobbiamo fare i conti con una realtà che intorno a noi è completamente mutata. Credo che dobbiamo fare i conti con tante cose che ci hanno raccontato, che non erano esattamente come ce le raccontavano, con tanti totem indiscutibili che oggi vanno discussi. Il primo di quei totem era la globalizzazione incontrollata. Noi abbiamo pensato che con il libero commercio avremmo risolto tutti i problemi, che la ricchezza si sarebbe distribuita, che i regimi si sarebbero democratizzati, che tutto sarebbe andato bene. È accaduto l'esatto contrario. I regimi, i sistemi autocratici hanno guadagnato campo nel mondo, si sono rafforzati grazie a quel libero commercio, noi ci siamo indeboliti. Perché? Perché non controlliamo più niente. Abbiamo perso il controllo di tutte le nostre catene principali di approvvigionamento, lo abbiamo visto quando è arrivata la guerra. Il gas è uno dei 5.000 esempi che si potrebbero fare, ma voi avete visto benissimo che quando è arrivato il Covid, avendo noi appaltato tutti i semiconduttori e i chip alla Cina, la Cina ha deciso di privilegiare il mercato interno e noi ci siamo ritrovati con intere catene di approvvigionamento, con intere catene che non lavoravano più. Lo dico perché una materia europea e un tema europeo, secondo me, è quello di riprendere il controllo delle principali catene di approvvigionamento strategico. Altrimenti noi saremmo sempre esposti a quello che accadrà in giro per il mondo. Si lega a questo la materia dell'energia. Quando qualcuno è stato critico in questi anni con l'Unione Europea, che nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio,
cioè nasceva per mettere in sinergia la strategia degli stati sulla materia dell'approvvigionamento energetico e di materie prime. Oggi noi siamo esposti sull'approvvigionamento energetico e le materie prime, però sappiamo come cucinare gli insetti. Ora, se qualcuno dice che non ha funzionato, non è che lo dice perché è anti-europeista, lo dice perché io immagino un'Europa che si occupi delle grandi materie, principio di sussidiarietà, e non di normare le questioni più minime della vita dei cittadini, che invece sono di competenza, dal mio punto di vista, degli stati nazionali, così diamo anche un minimo di quadro sull'Europa. Dopodiché, perché siamo messi nella condizione in cui siamo messi? Perché abbiamo rinunciato a produrre energia, l'Europa non ha avuto una strategia sull'approvvigionamento energetico, oggi siamo totalmente esposti. Che cosa fare? Sul lungo periodo la risposta è il mix energetico. Vuol dire diversificare le fonti di approvvigionamento, diversificare la produzione di energia. Guardate che in questa materia c'è una grande occasione. Nel disastro, l'Italia, per la sua posizione geostrategica, si ritrova a essere, diciamo, il luogo di arrivo, diciamo, sì, insomma, di sbocco dei gasdotti, e si trova ad avere un clima, dei gasdotti, diciamo, del Mediterraneo, e si trova ad avere un clima che, come voi sapete, è, diciamo, fantastico. Per tutto il tema delle rinnovabili, se noi fossimo un pochino adesso lucidi, noi implementeremmo questa materia per trasformare l'Italia in un hub di approvvigionamento energetico dell'intera Europa. È un'occasione. Il PNRR, quando io dico, e ti ringrazio perché lo dite pure voi, che insomma, si possono fare delle verifiche, delle sistemazioni, chiaramente senza perdere le risorse. Ma signori, è stato scritto prima della guerra, non è che possiamo fare finta che le cose non siano cambiate. Sul tema dell'energia, oggi io credo che la questione vada vista meglio, per non parlare dei costi delle materie prime, che stanno facendo tutti finta di niente, e poi voglio vedere se i bandi non andranno deserti, perché qui parlano tutti di cose, no? Diventa tutta una questione ideologica. Gli strumenti non sono una questione ideologica, sono strumenti. Li valuti, valuti quanto funzionano, se non funzionano benissimo, cerchi di fare delle modifiche. Anche su questo, che cosa si può fare sulle bollette? Vado velocissima, il Cascurti sta come una pazza. Che cosa si può fare? Il tetto al prezzo del gas è ovviamente la misura più efficace. Perché non si riesce a ottenere un tetto al prezzo del gas? E questo anche, diciamo, vale la pena di dirlo in 4 secondi. Non si riesce a ottenere un tetto al prezzo sul gas ad oggi perché si oppongono prevalentemente due nazioni: l'Olanda, perché ha la borsa in casa, il TTF. E la Germania, perché si è scoperto che aveva dei contratti così vantaggiosi con Gazprom che il gas lo paga un terzo di noi. E il paradosso è che questo produce chiaramente uno squilibrio nella competitività tra le nostre aziende, e poi abbiamo anche l'Unione Europea che ci bacchetta perché le nostre aziende non sono abbastanza competitive. Allora, quando qualche giorno fa ho detto è finita la pacchia in un comizio, e quindi dice adesso tutte le cancellerie europee si sono innervosite, i giornalisti dicono è una vergogna che la Meloni parli così, intendevo questo, intendevo che noi abbiamo avuto una politica che su queste cose ha fatto sempre finta di niente, quando gli altri giustamente difendono il loro interesse nazionale, perché l'Europa della grande solidarietà che ci hanno raccontato quando arrivano queste questioni, purtroppo esce fuori la verità. Vorrei un'Italia che fosse in grado di mettere sul tavolo anche le sue questioni. Perché signori, se la Russia paga il gas, se noi abbiamo il, e la Russia, se noi abbiamo il mercato unico, e allora il gas, fino a prova contraria, lo dovremmo pagare tutti alla stessa maniera, perché è ovvio che se tu lo paghi un terzo di me, poi non è che mi puoi dire che io non competo abbastanza, non competo abbastanza perché il mercato diciamo, è libero quando è anche giusto. Quindi il tetto è la cosa principale, il disaccoppiamento è l'altra questione principale. Disaccoppiamento si può fare a livello nazionale se l'Europa non lo ottiene subito. È una misura che noi stiamo riportando, che stiamo ripresentando, è una misura che costa tra i 3 e i 4 miliardi, ma oggi se tu scolleghi il prezzo del gas dal prezzo di tutte le altre fonti energetiche, le bollette scendono parecchio. Ovviamente servono anche i crediti d'imposta. Vi dirò che io, per aiutare ovviamente sulle bollette in essere, vi dirò che io non ritengo sia oggi necessario lo scostamento di bilancio, perché penso che le risorse ci siano. Fondi della nuova programmazione europea, extragettito dello Stato, perché lo Stato ci sta guadagnando sull'aumento delle bollette, extra profitti. Secondo me lo scostamento di bilancio è l'ultima ratio. Perché? Perché se tu non metti un tetto e non fai il disaccoppiamento, i soldi con cui ti indebiti, 30 miliardi, li stai dando alla speculazione, eh? Cioè il prezzo del gas non aumenta perché lo ha aumentato la Russia, il prezzo del gas aumenta perché ci giocano i player. E quindi io, francamente, i soldi di mia figlia regalati proprio ai grandi player dell'energia, no. Ok? Quindi io credo che bisogna insistere con queste materie. Guerra in Ucraina e scappo.
Patrizio, sto già col quaderno chiuso, guardami. Sarebbe, io capisco il punto di vista di tanti che dicono le sanzioni ci colpiscono, noi siamo già. La questione è un po' più complessa di come possa sembrare. Ok? Punto primo, velocissimo, perché io sono così convinta che l'Italia debba continuare a sostenere l'Ucraina con gli strumenti di cui dispone. Punto primo, perché la guerra in Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio. L'obiettivo di quel conflitto è la revisione degli assetti mondiali. Se l'Occidente perisce, se l'Ucraina cade, chi pagherà di più saranno gli europei, chi vincerà di più saranno i cinesi. Noi rischiamo di finire sotto la sfera influenza cinese, io non voglio finire sotto la sfera influenza cinese, merito. Metodo. Se anche l'Italia domani si girasse all'altra parte, vi comunico che non cambierebbe niente ai fini della guerra. Il resto dell'Occidente continuerebbe a fare le sanzioni, il prezzo del gas continuerebbe a salire, continuerebbero a mandare le armi. Quello che cambierebbe sarebbe il nostro rapporto con i nostri alleati. E vi ricordo che noi abbiamo un volume di esportazioni con la Russia che è dell'1,5% e con l'Occidente che è dell'80%. Non si pensi che i rischi, diciamo così, di girarsi dall'altra parte siano meno alti di quelli di partecipare. Partecipare con serietà è anche la condizione principale per chiedere, pure la sveglia, per chiedere quello che ci serve, e quello che ci serve è un fondo di compensazione finanziato da tutto l'Occidente, perché è vero che c'è chi paga di più, chi paga di meno, eppure chi ci guadagna. Allora devi essere serio e responsabile per chiedere solidarietà. Questa misura del fondo di compensazione noi l'abbiamo fatta approvare in Parlamento, l'abbiamo fatta approvare al Parlamento europeo, serve solo un governo che vada con un po' più di forza a chiedere che venga attivata. Vi ringrazio, mi scuso e scappo.